Io canto Family, sorpresa per Michelle Hunziker, ma non è come sembra. Io canto Family, la conduttrice ha ricevuto dei fiori in diretta, ma sono per la concorrente. Anche in questa terza puntata del talent show condotto da Michelle Hunziker le sorprese non sono certo mancate. E si segnala che una volta che Chiara e suo padre hanno finito di esibirsi, ovviamente la conduttrice è andata subito da loro per intervistarli e scambiarci quattro chiacchiere. Ma ecco arrivare il colpo di scena. Difatti da lì a poco un operatore è piombato in diretta per consegnare un mazzo di fiori alla madre di Aurora Ramazzotti, la quale non ha certo nascosto la sua sorpresa. Ah che carino ... ma per me? Ma grazie. Peccato che appena ha letto il biglietto ha subito capito che quei fiori erano per la giovane concorrente. Emozione fortissima per Chiara, il fidanzato ha voluto mandarle un mazzo di fiori. Successivamente Michelle Hunziker ha quindi consegnato il biglietto alla giovane concorrente di Io Canto Family, la quale visibilmente emozionata ha deciso di leggerlo ad alta voce. Vederti su quel palco è stata un'emozione unica ... sei bellissima e ti amo tanto ... non dirlo a papà. Poco dopo ha fatto il suo ingresso sul palco dello show del lunedì sera dell'Ammiraglia Mediaset il giurato Claudio Amendola con il fidanzato della cantante. E gli applausi in studio si sono ovviamente sprecati. Insomma le emozioni e le sorprese non sono mancate neppure in questa terza puntata. Torna Albano in giuria, l'accoglienza della presentatrice del talent show. Si segnala inoltre che stasera è tornato in giuria il compagno di Loredana Leciso, che settimana scorsa è stato costretto a lasciare il posto alla figlia Jasmine Carrisi per alcuni impegni di lavoro. E ovviamente Michelle Hunziker, che la scorsa settimana non è riuscita a trattenere le lacrime, ha subito voluto dargli il benvenuto, facendo però presente che sua figlia l'ha sostituito benissimo. Hai finito di andare in giro per il mondo? Ci sei mancato ... devo però dire che tua figlia è stata molto brava e ... eventualmente se vuoi fare ancora dei giri. Quest'ultimo si è quindi fatto una risata, asserendo che d'altronde buon sangue non mente. Si fa inoltre presente che il cantante di Celino San Marco è stato protagonista nel corso della puntata di Un botta e risposta con Iva Zanicchi, la quale l'ha pregato di dare 9 alla squadra dell'ex suora Cristina Scuccia perché è evidente lo volesse dare. Inutile dire che questo momento ha divertito tutti in studio e a casa.